In caso di pioggia. Un'amministrazione comunale sorda che non ascolta il grido d'allarme di cittadini e commercianti. Domenico Pettinari, candidato a sindaco di Pescara, boccia la raccolta differenziata porta a porta partita circa un mese fa nella zona di Porta Nuova. Questa mattina era in strada in via Manzarino per un sit-in insieme ad alcuni residenti. Oltre alla protesta, Pettinari si fa portavoce anche di una proposta. L'amministrazione comunale ha obbligato a conferire rifiuti in bidoncini. Bidoncini, voi immaginate i mastelli, qui ci sono palazzi che hanno 40, 50, 60 appartamenti e ogni sera si vedono questi 40, 50, 60 bidoncini ammassati sul marciapiede e al primo vento svolazzano dappertutto, l'immondizia va girando dappertutto, poi ci sono anche cani, gatti che vanno, pescano nell'immondizia, è un caos generale. Noi abbiamo fatto una proposta seria, concertata, condivisa con i cittadini, qui ci vogliono micro isole ecologiche dedicate a condominio, a più condomini, dove regolarmente si possa e anche agevolmente conferire il rifiuto e non questi bidoncini che svolazzano dappertutto. Anche gli esercizi commerciali sono molto in disagio perché sono costretti dalle 21 in poi a conferire i rifiuti e tanti di loro mi dicono: noi chiudiamo alle 20, possiamo poi tornare alle 21 per cacciare fuori il bidone e rimetterlo all'esterno. Pettinari poi indica un'altra situazione che non va in una zona poco distante dove insistono dei lavori. Stiamo denunciando anche il caos in via Pepe, dove i commercianti non ce la fanno più, hanno fatto lavori, hanno transennato tutto, non funziona l'illuminazione, ci sono alberi, hanno tagliato alberi. I commercianti chiedono di poter lavorare soprattutto nel periodo natalizio e non si riesce a lavorare perché è tutto completamente bloccato, tutto transegnato e stanno facendo ancora i lavori e non hanno sospeso i lavori come in altre zone della città. Ecco.